Buongiorno, benvenuta. Grazie, mi aspettavo più neve. Sicuramente di neve naturale non ce n'è molta, però ci abbiamo pensato noi in qualche modo. La percentuale di neve naturale è intorno al 30%. L'apporto di neve programmata è significativo. In questo momento credo che qui avremmo intorno a 10-12 gradi. Cioè non si potrebbe sparare la neve? No, in questo momento no. L'acqua è un bene prezioso, ma teniamo presente che non è che la sottraiamo al territorio, la convertiamo in neve che poi con lo scioglimento permea le falde, quindi il ciclo è sempre lo stesso. Diciamo che noi lo modifichiamo per le necessità contingenti. Ricordiamoci che questa è la materia prima, è come se fosse la sabbia del mare o come se fosse l'acqua del mare. Lo sci a queste quote sarà garantito di sicuro fino al 2050, questo ci dicono gli studi. Quindi fino al 2050 Bardonecchia sopravvive? Sicuramente. Dopo? Siamo a febbraio. Siamo a febbraio, ma se voi foste venuti anche solo 2 anni fa, qui avreste trovato tutto innevato, con la gente che saliva con le ciaspole, i bambini che scendevano con gli slittini. Se guardiamo dall'altra parte, potete vedere invece i miracoli che si fanno sulle piste da sci. Non ricordo un inverno così avaro di neve, insomma. Quando lei era bambino qui fuori com'era? Mai voglia, si andava sulla slitta, veramente altri tempi. No, un caldo così non lo ricordo, però penso che dovremmo abituarci. Siamo più vicini alla primavera che non all'inverno, anche se siamo a febbraio. Sì, la neve, anche noi lo aspettavamo. È capitato un inverno, ai Santi c'era 1 metro di neve in via Medaglia. Inizio secolo, queste foto? Inizio secolo. Questo grigio ci fa male al cuore perché non rispecchia quella che è l'anima del paese. Se chiude gli occhi e pensa a Bardonecchia in febbraio. Immaginatevi una località immersa nel bianco. Quanto pesa la neve nell'economia del paese? Io direi che è l'80%. L'economia montana, anche in Trentino, si regge sulla neve. Un albergo come il mio probabilmente ha anche arricchito un po' il territorio. Lei quanti dipendenti ha? 50 dipendenti. Un prosieguo senza la neve è devastante. Io chiuderei nel giro di un anno. La mia attività è l'emanazione della mia personalità, non è semplicemente un business. Quindi lei spingerà finché potrà per avere la neve sulle piste? Assolutamente. Io ho bisogno del bacino di stoccaggio per l'acqua, per l'innevamento in Monte Bondone, altrimenti la mia attività chiude. E non c'è solo la sostenibilità ambientale, c'è anche quella sociale dei miei dipendenti che sarebbero a spasso se io chiudo, e c'è la sostenibilità economica. Investimenti pubblici e risorse energetiche e la neve non è più gratis. Il prezzo più alto lo paga il pianeta e per gli ambientalisti non c'è più tempo. Basta sfruttare la montagna contro natura. Nel momento in cui vado a creare dei bacini artificiali che non sono altro che delle grandi vasche in plastica e cemento, da un punto di vista della risorsa idrica c'è uno spreco. Bisogna cambiare in fretta, bisogna cambiare con decisione e appunto con grande lungimiranza. Oggi, se non sbaglio, siamo intorno ai 3.000 metri per lo zero termico. In questo periodo dell'anno anche nel fondovalle le cittadine dovrebbero essere intorno allo zero termico, se non sotto zero. Il 90% delle piste italiane fa affidamento all'utilizzo della neve artificiale e questo ci restituisce uno scenario quasi fasullo di montagna. Il turista si aspetta di trovare le vette imbiancate e finisce per sciare su una striscia bianca in mezzo alla montagna marrone. C'è un silenzio naturale. Sì, è come se negli ultimi 30-40 anni avessimo voluto portare la città in montagna, dimenticandoci totalmente di quelle che sono le caratteristiche più profonde di un ambiente d'alta quota, di un ambiente montano. In località Panarotta, nonostante gli sforzi, gli impianti sono chiusi per i bilanci in perdita. Si sfrutta la montagna fino all'ultima goccia e poi si lascia l'abbandono e il degrado sui territori. Nessuno dice che bisogna chiudere tutto domani mattina. Ci sono tantissimi posti di lavoro e milioni di euro che girano. Per i politici è sicuramente più facile cercare di riaprire
a tutti i costi. Il problema è che questi investimenti pubblici non garantiscono assolutamente la sostenibilità economica del comprensorio. La particolarità è che tante persone sono venute qui in Panarotta in questi 2 anni di chiusura proprio perché l'impianto è chiuso. Cosa rispondiamo alla fretta degli ambientalisti? Che hanno ragione e vanno ascoltati. Attualmente soldi li diamo soltanto per gli impianti e per sparare la neve artificiale. Non sono stati stanziati per la transizione. La provincia non ha un capitolo specificatamente dedicato alla transizione, né ha una regia specifica del meccanismo della transizione.